Da domani chi vorrà potrà fumare, ma solo dentro casa e con la finestra chiusa. Così almeno la smettete di inquinare, per quel fumo passivo non c'è nessuna scusa. La gente non si vuole più ammalare, prevenire è sempre meglio che curare. E noi non siamo più disposti a tollerare la gente come te. Ehi tu, sei uno di quelli che non hanno ancora smesso, nonostante le pubblicità a progresso, le scritte sul pacchetto, gli aumenti e tutto il resto. Bene, adesso se vuoi smettere, perfetto. Se no smetti lo stesso, perché basta fare i furbi, ok? Se fumi in giro mi disturbi, ok? Basta con quei discorsi assurdi, ok? Puoi influenzare pure i figli miei, e io non voglio un figlio fumatore, no no, piuttosto gay, ok? Da oggi chi verrà sorpreso in giro a fumare subirà una punizione esemplare. Processo con arresto e misura cautelare per tentata strage, tolleranza zero, adesso basta cazzeggiare. Se non fumi sei un bravo uomo, sei altruista. Chi fuma invece attenta alla tua vita, è un terrorista. Io ho smesso ormai da anni, 5-6, ma devo ammettere che quando pippo molto, ancora oggi una siga la fumerei. Da domani chi vorrà potrà fumare, ma solo dentro casa e con la finestra chiusa. È una questione anche di etica e morale, non sottovalutare chi produce carne e chi ne abusa. E da domani chi ordinerà carne al ristorante subirà perquisizione all'istante, prima sul posto e poi a casa. Che quella lì è gente pericolosa e secondo me nasconde anche qualcosa. Tu mangi carne ancora? Sei un troglodita, cavernicolo. Non ti rendi conto che metti il mondo in pericolo? Si parla del futuro del pianeta e sei insensibile e egoista. Se pensi sia solo un fatto di dieta e l'impatto ambientale di allevamenti intensivi dove torturano animali ancora vivi, beh, a noi ci fanno pene. Per risolvere il problema, da oggi è vietato anche comprare carne dentro al supermercato. Ha introdotto il reato di tortura, ma mica per chi muore a suon di botte in questura. Per chi sfrutta il lavoro minorile senza nessuna paura, no, fare il macellaio è un crimine contro natura. Vietate proteine animali, da oggi droghe e cibi sintetici sono legali. E abbiamo un pool di esperti perché manca una conferma. È ancora lecito nei rapporti orali ingoiare lo sperma? Da domani chi vorrà potrà fumare, ma solo dentro casa e con la finestra chiusa. Così almeno la smettete di inquinare, per quel fumo passivo non c'è nessuna scusa. La gente non si vuole più ammalare, prevenire è sempre meglio che curare. E noi non siamo più disposti a tollerare la gente con